Bene, eccomi arrivato. Mi trovo a Bra, la città del formaggio. Bra, la città del reggiseno. Brra, la città del brivido. Cosa ci faccio qui? C'è il Bra Comics and Games anno secondo. Oh, per chi me l'ha chiesto, il Mantova Comics. Mi piacerebbe andarci, più che altro perché Mantova è una bellissima città. Non si sa. Prima o poi. Intanto cominciamo a far questa. Andiamo a vedere com'è. Come sarà. Ma, vi piacciono i miei occhiali? Non convenzionale, siccome ho saltato il pranzo, adesso mi metto a mangiare a pranzo. Di là c'è il museo del giocattolo, dall'altra parte c'è l'auditorium Arpino. Quest'anno hanno fatto una divisione un po' più logica, per fortuna c'è qualche stand all'aperto e il palco. Sono arrivato che dovevano ancora iniziare, hanno fatto la presentazione, adesso mangio pranzo, poi vado a fare un po' di riprese sperando di non perdermi i cosplayers migliori. Fa caldissimo, quindi non li invidio per niente. Qui di fianco c'è l'associazione di cui ho fatto parte per parecchio tempo, finché poi non sono invecchiato, sono più in grado di dare il mio contributo attivo, però posso sempre dare quello passivo. Ancora una cosa, come l'anno scorso non posso riprendere i banchi direttamente perché non posso immortalare i prezzi degli oggetti, quindi fate conto che l'ho fatto e mangio. Bene, pausa pranzo finita, adesso ci troviamo dentro al padiglione dei cosplayers, quindi se riesco a trovare un modo di cercare il cane qua sotto qualcosa. Voglio vedere, voglio chiedere delle cose.
Thank you.
questo lato. Complimentoni, complimentoni davvero.
Jena Plitzke. Ho detto Sara, grazie a tutti quelli che sono saliti sul palco, perché salire qua sopra non è mai facile per nessuno. Per chi vince è giusto essere contenti di aver vinto, ma non vi mettete mai in testa che la prossima volta dovete vincere di nuovo. E sicuramente se uno non vince, non abbattetevi e cercate la prossima volta di fare ancora meglio. Alla fine sono rimasto 2 ore davanti al palco, anche se ne ho beccato solo in metà in esibizione, erano 36, io sono partito dalla numero 17, quindi ho appena un pelo più di metà. Io allora posso dirvi da Nico Robin, se mi sono sentito da French, io come Nico Robin vado con Ecco, questo che vedete è un passatempo difficilissimo e costosissimo. Tra i 1000 pallini che ho, per fortuna, almeno le mini car di modellismo dinamico me le risparmio, perché sono veramente, veramente, veramente... Si è animata, prima ero passata nella sala e non c'era anima, invece non si cammina. Sì, ciao anche a te dietro, saluti. Ripeto, non posso prendere direttamente i prezzi dei banchi perché è vietato, però c'è un sacco di gente e questo mi fa molto piacere. Incoraggiante, diciamo, il fatto che ci siano tutti questi giovani imprenditori che si spingono e si fanno anche centinaia di chilometri, montano il banco, ecco, con l'incrocio ravvicinato. E cos'altro aggiungere? Tutto è stato molto... Forse l'anno scorso era un pelo più grande, però. Bene, un'intervista speciale per la Camera dei Misteri. Tu sei? Sono Simone. E in costume? Sono azzurro e vino. Tu invece? Io sono Martina e interpreto La Muerte dal Libro della Vita. Ok, sì, questa... Allora, volevo chiedervi quanto tempo ci vuole a realizzare il costume per intero? Dalla concezione alla... Questo non è neanche tutto quello che ho addosso, ci è voluto... Però io prima sul palco ti ho preso, quindi ti abbiamo visto... Quello che hai visto prima sul palco sarà stato un anno e mezzo di lavorazione. Quindi 18 mesi di lavoro, ecco, questo poi lo sottolineo, perché... C'è ancora da lavorare, di toccare, sempre. È una passione, costante, diciamo, intensa. Noi ci abbiamo messo un mesetto e mezzo, due, ma abbiamo lavorato in tre, io, mia madre e mia sorella. Ah, beh. Quindi ci siamo messi... Sartoria. Sì, disegni fatti a mano e tutto il resto. Beh, ti credo. Lavorando in tre si fa molto più veloce rispetto a lavorare uno solo, quindi ci abbiamo messo molto meno. Ma è vero che tu eri anche a Torino Comics? Sì, eravate in due, ce n'era anche un'altra, me la ricordo. Esatto. E tu quanto ci hai messo in totale, moltiplicando per le tre persone? Un mesetto e mezzo, due. Però tre persone? Sì, tre persone. Quindi vuol dire 6 mesi, se l'avessi dovuto fare da sola? Da sola. Anche il progetto. Bene. Anche il progetto, comunque, di studiare i disegni e tutto. Ah, quindi comunque di più. Per capire come fare un cappello così grande. In effetti me lo sto chiedendo anch'io. c'è un segreto. Ok, bene. Allora, con questo io penso che concludo il vlog qui, perché anche se mi piacerebbe... Sapete mica che ora si fa la premiazione? Mezz'oretta. Allora, aspetta. Aspettiamo. Bene. Ciao. Ciao. Thank you.
Cosa brutta. Miglior premio original Alex Vicinato. Adesso c'è il premio miglior gruppo che lo diamo a Chris, Michele e Marco. Nel vlog, dai! Per fare cosa? Hackeri, ma non mi sono preparato! Vabbè, ma è bella l'improvvisazione, io improvviso sempre, non preparo mai niente, dico quello che mi passa per la mente in questo momento. Ok, buona sapersi, vado? Sì, non uccidermi! È l'ora dell'avventura! Poi? Che ne so, cioè devo improvvisare! Grazie. Ok, va benissimo, dai! Boh, tu sei? Sarei Phil l'avventuriero. Ok, non lo conosco, forse sono troppo vecchio. Questo non c'entra un tubo. Questo invece è un meme di Facebook, purtroppo, vabbè, questo lo conosciamo. C'è scritto problems da qualche parte. Perché se no lo scriverei sulla male, comunque. Va bene. Vengo dalla terra di Wood di Adventure Time. Adesso, ok, ci sono. Un cartone animato ironico. Beh, sì, da fino a un certo punto. Parodistico. Sì. È una storia un po' sarcastico, diciamo, sardonico, sardonico. Okay, sardonico, sì, puoi metterci di tutto, non è un cartone. Sì, ho presente quello, eccolo lì. Ma siete amici voi due, giusto? Sì. Lo sapevo. Ma sempre, dai, presentatevi ragazzi, anche se tutti vi conoscono. Io soprattutto quello a destra, ecco. Io sono Apple. Io sono ok. Ok, uccidetevi.
Bene, ovviamente il cattivo a casa. Bra Comics and Games è terminato, è andato bene, mi sembra che ci fosse un po' meno affluenza rispetto all'anno scorso, ad ogni modo c'è stata molta partecipazione di pubblico, fa sempre piacere. E ho ancora il tempo di farvi vedere la mia composizione floreale con il Monty Hall di oggi. A parte i babà che ho comprato per festeggiare, è sempre una soddisfazione. Comunque vi risaluto.